Non c'è un passato da cui attingere tradizione, non c'è futuro da eternare o in cui eternarsi. Nel beat e anche nella Molesini l'atto creativo non è tecnica troppo elucubrata, troppo pensata, anzi è libera fluenza dell'essere. Nella Molesini in particolare questo elemento è portato all'estremo. È presente la libera fluenza delle allitterazioni, dei richiami semici. In un'altra composizione Silvia Molesini parla del prepotere nudo, e questo prepotere nudo di cui parla la poetessa in qualche modo è il senso estetico che rappresenta una forma di conoscenza e di intervento del reale che risulta essere precedente alla dimensione logica stessa. E quindi questo prepotere è detto nudo perché istintuale, perché aurorale, perché primigenio. L'attitudine neologistica presente nelle sue composizioni, i richiami fonetici, dei balbuzi e sillabiche che ravviserete durante la sua lettura, i verbi ad esempio intransitivi trasformati in transitivi e viceversa, con dei costrutti sintattici assolutamente altri, assolutamente capovolti, trasformati, metamorfizzati, danno luogo a un gioco linguistico libero in base a una tecnica scrittoria che era già dadaista, c'era già in Tristan Tzara. E questo è un altro elemento che accomuna la scrittura poetica di Silvia Molesini con quella della Beat Generation. Per esempio la tecnica del cut-up, che è una delle tecniche scrittorie cardine della Beat Generation, in particolare Barrocks, è praticamente già presente nel dadaismo. Nella Molesini la consapevolezza di questo elemento formale portato all'estremo si fonde con un livello contenutistico che è incentrato su tematiche attuali. Quindi c'è un'altra istanza che accomuna ancora una volta la poesia, la scrittura di Silvia Molesini con il beat, l'attenzione all'oggi. Però nella Molesini la consapevolezza dell'oggi fa sì che non ci sia più la fantasia al potere, non c'è più il 68, non c'è più quella dimensione che poi da noi in Italia, per quanto riguarda il beat, è arrivata tardi, è arrivata dopo. Il beat in America è qualcosa che è nato fra gli anni 40 e gli anni 50, da noi è arrivato negli anni 60, come una sorta di secondo grado e di scimmiottamento in qualche modo. E c'è anche questa coscienza, questa consapevolezza del fatto che le cose sono cambiate, che le cose sono state superate in qualche modo. Il livello formale è lì proprio a significare questo. Per esempio l'associazionismo metasemantico dei suoni che procede per labili nessi psichici emerge tramite progressive situazioni fonetiche successive aggiunte di senso fino all'ottenimento di un labile filologico che sembra labile ma che in realtà porta all'emersione di contenuti assolutamente attuali, un parto semantico vero e proprio. La tecnica sintattica in Molesini è spesso quella della sottrazione di lettere o sillabe o metasemi interi, parole precedentemente citate che vengono ripetute oppure sottratte, ammiccamenti continui in cui il senso, come in un mistero o in un gioco segreto, va scoperto attraverso un procedimento che il lettore deve attuare, deve mettere in campo, per completamento o per successivi tentativi. Non è una scrittura facile. Si tratta spesso, nel suo caso, di una specie di flusso di incoscienza. Questa è una definizione che mi è balenata mentre leggevo alcune sue composizioni, molte delle quali sono anche inedite e non ha, mi sembra, intenzione di farle uscire neanche. Sì, ok, va bene. Non tutte, no, perché alcune di quelle che ho letto sono anche abbastanza segrete, insomma, sembrano emersioni di un segreto in qualche modo, una sorta di cut-up poetico, sembra l'annullamento di brani interi per orgiastica composizione o ricomposizione a partire da uno statement preciso, una frase, una parola, un nesso che spesso si ripete come una specie di mantra, altro elemento del beat, attenzione in qualche modo a queste strutture reiterate, al loop, alla ripetizione, oppure una frase zen all'inizio che si ripete all'inizio e alla fine del testo,
come se fossero parentesi di senso aperte e chiuse, con rimandi e richiami. Questa forma ricercata sembra significare che l'anticonformismo attuale, in scrittura, negli atteggiamenti, nella cultura e subcultura di cui siamo testimoni nell'oggi, vivacchia sulla base di una ipocrisia ficzionale. L'istanza stessa più genuina del beat in questo senso si è persa e la poesia della Molisi mi sembra rendersene perfettamente conto. C'è una poesia che lei questa sera mi ha detto che non leggerà, dedicata a un certo Zimmerman, il famoso Bob Dylan, che ha un contenuto di disillusione totale in questo senso. La poetessa si rende perfettamente conto che questi temi, questi problemi, quello che di più vivo c'è ancora in ciò che i poeti della Beat Generation ci hanno trasmesso, oggi sembra tutto ammantato di falsità, di ipocrisia. La poesia, per così dire, new beat, perché questa è la definizione che abbiamo dato per questi poeti che stiamo presentando durante questa sera, è anche poesia in questo senso definibile come poesia civile. Ma in un'altra composizione che ho letto della poetessa si parla di un salto generazionale, e questo salto generazionale è spesso doloroso. Non avere più 20 anni, come dice Molisini in un'altra poesia, significa rendersi conto dello stacco abissale con le generazioni attuali, che non posseggono più alcuno strumento ermeneutico per decodificare la realtà circostante. Ecco, Silvia Molisini è una poetessa che in questo senso, nella sua forma assolutamente sperimentale, ha un contenuto di significanza e di attualità in cui di questi temi e problemi sembra rendersi compiutamente conto. Silvia Molisini.